non lo so, da parola Angry Hills, Hunger Games, Angry Hills, che mi dico, vi do subito buone notizie qua. Perderemo di sicuro perché non lo conosco la mano. Bisogna essere positivi. Bisogna essere positivi. È un server che non ci servivano da 48. Non so se sono i giambali, ma diciamo che erano il pezzo più importante. Non la conosco proprio in zero, mai giocata, mai sentita, mai niente. Questa mappa. Non c'è ben niente. E cadi? No, pensavo che morisse. Una super chest plate in tutto, super iper maglia bella questa mappa, però buona, magari magari ne ho passato 50 che non ho proprio visto, probabile, però uccidiamo. Perché mi sa che questa non sarà una mappa più piacevole, mi danno cibo! Ah no, due cosciotte, no, non sono cosciotte, cose da mangiare, sì. Qui, si fa un tubo. Via, ok. E ora salire. Cerco di salire su perché la valle è proprio un posto molto scoperto, cioè c'è più probabilità che riesca a vincere, è comunque più protetto su. Ottimo, avevo paura magari che fosse trappe della cesta, invece. Ok, saliamo su, ancora più su. Niente nomi. Ma non c'è proprio nessuno qua. Ottimo, così se ci sono delle ceste là le prendo io, se no. Vabbè, killo quello che le prese. Sì, perché ho una bella arma, sì. Eccolo qua, un tipo. No, ero certo di aver visto un nome saltellare. Sarà forse l'erba un po' che lo fa sembrare, però. Niente, mi è sembrato di aver visto qui. Qua deve essere tipo cosa di acquacultura, forse. Probabile. C'è! Chi è che lascia? Roba così qua. Ma. Adesso mi metto i piedi liberi. Non aveva nemmeno la chestplate, quindi ottimo. Sì. Devo solo farci qualcos'altro. No. Ci sono delle barche però. Vabbè, andiamo un po' a vedere qua se c'è qualcosa. Al massimo torniamo verso lo spawn. Però muoviti! Mannaggia! La rompo pure tanto. Uno stick, tanto qua non si rompe. Ah, ok, stavo allargando e quindi non sembra esserci molta acqua.
aperta la mano. Ora lascio un lupo, una pecora, forse era una, forse erano due pecore. No, no, sono lupi. Vabbè. Ok. Ora. Lupi, lupi, lupi. Nessuno. Non ci sono così. Mettiamoci bene all'inventario, canna rotesca, ecco. Stiamo finendo anche il cibo. Mettiamo sia la poppy che questa. Allora, dove andiamo? Andiamo qua su. Vedo la cesta. Ok, cibo. Ortico, ortico, maiale, grazie, ok, abbiamo, oggi proprio non riesco a parlare, abbiamo un bel po' di cibo però, ok? Provo a spostarmi verso questa parte. Magari c'è qualcosa. O qualcuno. Sì. Allora. Tutto. Non sembra esserci nessuno, però. C'è una costruzione. Una specie di ponte fatta in legno. Serve. No, un mulino forse. Ci sarà così. Se un mulino a acqua, dico, sì. Bene, però non c'è Rosita, non è il mulino della mulino bianco. Qua c'è qualcosa, una super doppia cesta, caspita, doppia cesta, e non brutta, anzi. Abbiamo due lingotti di ferro e poi qua cosa c'è? Fornace. Niente, mangiamo un altro biscotto. Qua non c'è nient'altro. Adesso sempre tutti. Oh, ok. Prova a salire qua sopra per vedere un po' che c'è. E soprattutto chi c'è? Anzi, voglio farmi un giro in barca per vedere un po' qua sulle coste se c'è qualcuno, qualcosa. Sembra non esserci nessuno, però abbiamo questo posto. Sì, sì. Allora. Più zero desolato. Vabbè, chissà. Approfitto che siamo in acqua e butto un po' di roba. Come questo. Quelle cose perché erano inutili. Sì. Ok. Non si è davvero rotta. Oddio. Ah, ok, qua c'è una valle, forse. Vabbè, a parte le valli, devo andare allo spawn per fare la spada super, iper, fortissima. Dovrebbe aprirsi, perché? Vabbè, magari con la barca non si apre? Sì, boh, chissà per quale strano motivo, ma. E così. Andiamo un po'. Adesso fa.
faccio slash info per vedere. Ah, ecco, prima di tutto vorrei vedere la mia barca, vabbè. Ma vabbè, comunque si vede 20 minuti. Tra più o meno 4 minuti c'è il refill. C'è Rosita che galleggia qua, che affoga. Ottimo. È scappata dal mulino, brava Rosita. E ora lo spawn dovrebbe essere vicino da questa, cioè da questa parte. Vorrei fare un po' di rafting. Yeah. Adesso, sì. Se non mi si rompe subito la barca. Ah, che cavolo. Oh, che figo. Che figo. Wow. Wow. Bellissimo. Bene, ottimo, bellissimo. Addio. Luce, torcia. Dovrebbe essere più o meno da questa parte lo spawn, forse. Prendo un po' di chest che ci sono qua. Oh, oh. Frena, frena, frena. Frena, vedi qua. Ok, allora, saliamo per queste liane, sì. Prendiamo la cesta e torniamo nella barchetta. Un altro morto è Initial Detach. Dov'è la barca? Dove sono? Ah, sul fondo, ok. Ok. Questa la lasciamo perdere, tanto... siamo equipaggiati bene, dai. Questa la prendo solo perché è proprio giù, 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 giù. Accidenti, vai. No. Chissà perché, vabbè. Ora vediamo se di qua c'è qualcosa. Altra cesta, è pieno. È pieno. Ma qua finisce. Ok, boh. Chissà che c'è. Ma soprattutto dov'è lo spawn? La barchetta, boom! Ah no, eh? Evviva! La barchetta è viva! Rompiti! Ok. Si è rotta. Mangiamo una patata, ottimo. Non vedo molto, ma dovremmo essere vicini allo spawn. Forse hanno rifillato, ok. Però non so nemmeno dov'è lo spawn, non per altro. Un cavallo, che figo. E se lo uccidiamo cosa ci droppa? Non lo so. Pelle, ah, pelle non la voglio. Non mi serve. Andiamo verso questo edificio, perché di solito negli edifici c'è sempre qualche cosa, tipo cesta, di solito. Cosa di fuori? Provo a droppare un oggetto all'interno, magari... Ok, niente, non c'è niente, sì. Zero. Nada. Almeno se ci perdiamo qua abbiamo un bel po' di cibo. Grazie alle innumerevoli mucche e maiali. Con le pecore invece non possiamo fare niente. Sì. Qua cosa c'è? Un altro edificio. Chissà che cos'è questo. Un fienile? Ehi, tanti polli. E sì, un fienile dovrebbe essere. Alto isbarro. Cavalli. Addomesticato. Ehi, che figo! Wow! Ma non ha la sella? Sì che ce l'ha, allora. Ah, non può uscire, vero? E l'altro? No, solo... Non possono scappare, peccato.
Se no sarei andato in giro con il cavallo. Yes. Super boss a cavallo, tipo. Però non fa. Non si può. Poi di qua che c'è? Niente, niente. Maiali, cosa? Ci diamo qualche... No, dai, stiamo solo perdendo tempo. Io voglio vedere al pollo, non lo posso colpire. Ok, evadiamo. Adesso guardiamo un po' qua in giro cosa c'è. Andiamo via. Allora, devo andare verso questa parte. La barca tipo si è rotta, sì, sicuro. Sicuramente, ok, di qua. Rotta verso di qua. Beh, Natale si avvicina, bella festa. Allora, la canna da pesca tanto è usata così, ah sì, che si consuma, se prendo gli oggetti. Eh sì, vedete che adesso non si consuma perché non colpisce oggetti. Vedete, ora invece, ecco qui, quasi distrutta, distrutta. Tanto boh, vabbè, la tengo almeno una per combattere. Perché li pesco proprio quando i players mi attaccano a bocca nel naso. Yes. Come esca, che ci metto? Ci metto... diamanti, sì, deciso, solo che non ne ho tutti. Andiamo a vedere quella roba là che mi ispira. Mi ispira molto. Spero che qualcuno muoia da qui a poco tempo perché sta durando anche troppo questa partita. Molte ceste qua. Un lingotto, la barca. Mettiamo l'arco qua. Ok, visto che avevo le frecce, un pollo è caduto qua. Ok. E nient'altro. Ok. Andiamo un po' su. C'è un tipo. Mannaggia a te, Nabo! Oh, alleluia! Alleluia! Dai, 30 secondi e finish! Aveva qualcos'altro, un bel po' di frecce aveva. Ok, adesso niente, che si fa? Si aspetta il deathmatch. 60 secondi e... vedremo un po' che si fa. Qua non c'è niente. Vediamo un po', ammiriamo poco poco il panorama, tanto per... dai, 30 secondi. 30 secondi abbiamo fatto adesso. Mangiamo la mela. La mela così sembra che noi non l'abbiamo mangiata. Invece abbiamo l'effetto che dura... eh sì, praticamente tutto il deathmatch. Sì. Perché alla fine dei 2 minuti si finisce in parità se tipo sono vivi 2 o 3 players. Ah, quella non ha niente, lol. Oh cavolo. Altro che non avere niente. Mi accanisco contro uno? No, mi fa tanto male. Non mi accanisco su nessuno proprio. 100 punti. Aia, cavolo. Ha preso fuoco quello, aia. Aia, 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 aia. Ma ce l'ha con me questo? Perché aia?
Dai, mi sono suicidato. Vabbè, era per vedere se riuscivo a fare qualcosa, tanto comunque ho l'arma in diamante proprio così. Adesso lo sta abbastanza trollando, quindi per oggi è tutto. Ci vediamo in un prossimo episodio. Arrivederci.